Allora, anzitutto, se fosse possibile, terrei molto a fare una piccola introduzione per quanto riguarda il poeta Francesco Gianpietri. Posso? Certo. Allora, Gianpietri è autore delle poesie che mi sono state affidate nella lettura e la scelta da me fatta delle poesie che a breve avrò il grande piacere di leggere ha in un certo senso a che fare con me stessa, lo ammetto, in quanto nei suoi scritti ho ritrovato un riflesso anche della sottoscritta. Nelle poesie che ho scelto percepisco una condivisione di sensazioni molto particolare perché osservano situazioni di ordinaria comunione sociale da un altro punto di vista. E un esempio è dato dal modus vivendi del Natale, che è la poesia dalla quale inizierò. Osserva altro, o meglio anche altro, al di là del comune festeggiare. Si tratta di dettagli in verità molto visibili e toccanti, ma che si tende generalmente, dal mio punto di vista, a scegliere di non guardare. È toccante questo suo osare, secondo me, sull'invisibilità che non è finalizzato, a criticare gli altrui stati d'animo, ma poggiare lo sguardo partendo da un altro punto di vista. E mi sento di concludere questa breve introduzione, con una frase che è nata spontanea proprio dentro di me al termine della lettura di tutti i suoi scritti. Francesco Gianpietri, attraverso questa sua rara sensibilità, sceglie di dare, al sottotitolo il ruolo di titolo. Era Ah, in devo inglese una fare sintesi. una sintesi? Sì. Ok. Agnese, was talking about Francesco Giampieri, an Italian, let's say, not properly writer, but he has written some pieces or poems that he didn't consider as poems, or he didn't consider himself as a poet, but as a philosopher. And he is distinguished because of his courageous being, that he had the courage to tackle some details that not other people had. So Agnese has translated some of his pieces. Perfetto, vai Agnese. Allora, Francesco Gianpietri, Diario Minimale. Notte di Natale. Incanto si respira a pieni polmoni nelle piazze. Persino le luminarie sono pallide, nient'altro che lumi opachi. Tutto sembra avere stanchezza di esistere e malcelato dolore. Non v'è da fidarsi. La gatta sonnecchia ignara sul divano, indifferente verso gli epicicli del mondo. E io curo i dettagli del presepe, rispolverando la passione infantile per le costruzioni e i castelli di sabbia. La festa non si risolve nelle file chiassose dei centri commerciali, negli aromi invadenti delle cucine e nell'incenso amaro delle cattedrali. Né è mistificata dal sorriso ben pensante che magari fa scivolare un centesimo di compassione nelle mani sporche del mendicante. Perché vale l'adagio popolare secondo il quale a Natale sono tutti più buoni? Il sentimento della festa non si manifesta nei calici incrociati e nei baci scambiati con chi ti sogneresti di baciare durante l'anno o nelle melodie di sempre così rassicuranti. I ricordi di infanzia impigriscono il cuore ed è così che recitiamo una parte che conosciamo da sempre a memoria. Ma la pietà cristiana non sempre si accorda con la consuetudine clericale ed è di certo contraddetta dal supermarket della fede. Ed è così che il mio pensiero va a quanti sono distanti dalle luci intermittenti e dai cori angelici. Raggiunge i reparti di oncologia e terapie palliative negli ospedali.
non trascurando le camerate desolanti degli ospedali e delle cliniche psichiatriche. Fa visite ai centri sociali, alle comunità di recupero e ai centri d'accoglienza. Poi si spinge fino ai giacigli di fortuna nelle stazioni ferroviarie, magari all'interno di vecchi treni disarmati in auto abbandonate. Attraverso i corridoi sempre illuminati degli istituti penitenziari, non temendo i cubi di puttane, tossici e ladri, che come suggerisce Nelson Algren, sono gli ultimi rimasti con qualcosa da dire e nessuno a cui. Il Natale è infatti la maledizione degli emarginati, accentua la sofferenza delle anime oscure, chi ulula in una casa di matti avvolta dalla nebbia, chi si rifugia sotto i cavalcavia della tangenziale, chi vortica in casa implorando alle lancette di affrettarsi, chi piange senza ragione né conforto. Per la società dei consumi non esistono, perché sono il sinonimo di una disfunzione sociale. Non esistono, o meglio, non devono esistere. La società dei consumi luccica nei ristoranti esclusivi e nei santuari consacrati a Nostra Signora dell'ipocrisia. Nausea, nausea, lasciateci respirare. Che disgusto le ragioni del sole. Sono ombre notturne, mulacri di foschia onirica, l'incubo di diventare qualcosa del genere, notte di gelo e di stelle. Cristo festeggerebbe con loro il suo compleanno. Sempre tratto dal diario minimale di Francesco Giampietri. Notte di Capodanno. Un tempo si scaraventavano dalle finestre i piatti e i bicchieri che occupavano il fondo della cristalliera. Era un modo per liberarsi della polvere e delle sue sedimentazioni. Più in generale, ogni cominciamento richiede una frattura tangibile con quel che lo precede. Non si dà il nuovo senza il sacrificio del vecchio. Cosa sono del resto i botti se non finzioni di distruzioni, frantumazioni dell'abitudine che annacqua le motivazioni ed affoga le aspettative? Non si può far altro che ridurre in mille schegge i fardelli che appesantiscono il cuore e tranciare con un colpo secco rami che impediscono di abbracciare il cielo. Non venite a parlarmi dei buoni propositi per l'anno che verrà. La vita, quella vera, sperimentazione degli incontri, improvvisazione, uso delle occasioni, tentativo e niente più. Tratto dalle Camere di vita quotidiana di Francesco Giampietri. Basta una piccola distrazione per finire smarriti e confusi in ospedale. Basta trascurare una buca che perfora il manto stradale. Le deficienze amministrative spezzano le ossa. Un volo acrobatico dalla vecchia bicicletta sovietica mi fa rendere al suolo, trafitto come San Sebastiano da fitte di morte. Immagini opache, voci di apprensione e poi il soccorso nel quartiere proletario. Dal sudore nero della strada che si apre alla campagna al neon del reparto di ortopedia. Mi ricoverano alle 9. Nella penombra rassicurante qualcuno commisera la sua solitudine e una vecchia invoca la madre morta nel dopoguerra. Gli altri dormono, o almeno credo. Vincere la diffidenza del compagno di camera richiede appena qualche battuta. La reclusione affratella. Lui cede al tonno, io evado dal reparto. L'unico bagliore nel corridoio proviene dalla corona fosforescente di una Madonna pietosa. Coltivo per un attimo la tentazione di staccare quella presa illusoria, ma preferisco lasciar perdere. Ho la mano sinistra in fiamme e il cuore accasciato sul finale dell'impegno. Il mio passo clandestino sfugge a un'infermiera. Vorrei mendicare una sigaretta. Rientro in corsia rassegnato a vegliare, seccato dal sonno profondo del mondo. Vado in cerca di cronache
vita di strada per non soffocare di noia e di ammutina, e di notte rientro sempre più tardi. Il vecchio ingegnere ha il femore fratturato, mi appare come una maestosa pianta ornamentale. Qualcuno gli ha rubato la vita a Torino 20 anni fa, o più di lì. Era ricoverato alle Molinette a causa di una banale appendicite. Ma l'anestesia gli ha consumato il corpo disperdendo i suoi appunti nucleari. Mima il bacio della sigaretta per farmi intendere quel che vorrebbe, attraverso tutto l'ospedale, pur di rimediarlo in una. Il corpo dell'addestratore di cavalli è una cucitura di morsi terrificanti. Sai, non sono mai caduto da cavallo, ho domato bestie che non avevano mai visto un cristiano. Sono qui. Che sono scivolato in bagno. Secondo te esiste la storia? Raccolgo altre storie, ma non mi va di solcare ferite non ancora cicatrizzate. Pochi giorni dopo le dimissioni, torno in ospedale per una visita di controllo e raggiungo il reparto. Non trovo nessuno. Quei racconti sono dissipati nelle iniezioni della sera. La comunità ospedaliera interinale, fuori, è vita, pericolo. Bene, allora non abbiamo naturalmente la versione inglese, ne avevamo parlato con il papà, credo, non abbiamo i diritti d'autore per ripubblicarlo, però cercheremo di fare perché sto ricevendo i messaggi, voi lo sapete chi lo sta scrivendo, e questo autore è meraviglioso, era giovane, molto giovane, è morto 6 mesi fa, no, forse di più a giugno, credo. E io avevo le tracce audio, purtroppo no, perché nel telefono, non essendo pratico, ma praticamente lui stava all'ospedale, eravamo tutti e due al gemelli, ci incoraggiavamo a vicenda, ma parlavamo di vita, parlavamo di progetti, parlavamo di incontri. Da lui ho passato una delle più belle serate, anche se avevo la labirintite e quindi stavo piuttosto male. Non vi racconto cosa, ma lo racconterò più a lungo. La notte della poesia, fra le altre cose che organizzava, io appunto stavo male, la persona l'ho scritto comunque, chi vuole cerca nel blog, l'ho scritto una poesia che non intendo leggere assolutamente, descrivendola in qualche modo. E già stanno facendo, hanno fatto diverse cose a Benafro, visto che siamo chiusi per pandemia, stanno cercando, hanno fatto una raccolta di firme per dedicargli una strada. Lui collaborava con Umberto Eco, insegnava all'università, ma i messaggi che erano sempre di vita, di incoraggiamento e di poesia, ha portato via lui, non me, il male incurabile, ha portato lui, giovanissimo. Ora, quando, lo dico solo in italiano, quando una famiglia, un padre, di solito muoiono prima i padri dei figli. Ecco, questa non è una giustizia divina, l'ho definita, questa è una tragedia. Quando un padre e una madre vedono morire un figlio giovane, un figlio geniale, ma così geniale e tanto alla portata di tutti, amato dai giovani, insomma, poi una conoscenza del mondo straordinaria. Purtroppo io solo dei messaggi e quella giornata che abbiamo passato, l'indomani siamo andati a pranzo da una signora lì, sarei stato felice. Queste le parole che riesco a dire.